Inizialmente AstraZeneca doveva essere dato a quelli fino a 60 anni, oggi è cambiato over 60. Allora, o l'uno o l'altra, o le sai le cose o non le sai le cose. Se le sai, informa la popolazione, se non le sai, non creare ulteriori casini. Fino a stamattina c'era grande confusione, si sta capendo che Pfizer lo faranno agli under 60 e sopra faranno AstraZeneca. Secondo me non esiste questo dilemma, vaccino di serie A, serie B, comunque un vaccino e tutti dovremmo farlo. Contento di non fare più AstraZeneca? Se così è, sì. Devo dire la verità, sarei contento di fare Pfizer anziché AstraZeneca. Ci sono molte persone che sono un po' scettici su questa AstraZeneca, perché molti paesi in Europa chiudono, aprono. Allora a questo punto fate chiarezza, ma fate chiarezza soprattutto a noi che dobbiamo avere questo vaccino. Contento di non fare più AstraZeneca? Se così è, sì, devo dire la verità, sarei contento di fare Pfizer anziché AstraZeneca. Come mai? E le ultime notizie che si sono avute nell'ambito della cronaca sono incertezze derivate dal farmaco, anche se secondo me anche su questo ci troviamo in linea con una sperimentazione, perché ovviamente se il virus è di un anno fa, i vaccini sono tutti quanti operativi da 3 mesi, 4 mesi, è ovvio che siamo un poco tutte pedine. Però, un po' tutte cavie. Onestamente, va a vaccinarsi con un po' più di tranquillità. Sì, mo che mi ha detto questa notizia, sì, perché io l'avevo ricevuta come un consiglio, quindi non sapevo se loro ricevivano o meno questa direttiva, insomma. Però se come tu mi confermi è così, sono un po' più sereno. Io, insomma, mi fido e non essendo un esperto faccio quello che mi dicono di fare. Fino a stamattina c'era grande confusione, anche ora. Pare solo adesso si stia un po' sbloccando. E si sta capendo che Pfizer lo faranno agli under 60 e sopra faranno AstraZeneca. Secondo me non esiste questo dilemma, vaccino di serie A, serie B, comunque un vaccino e tutti dovremmo farlo. Dal mio punto di vista qualunque medicinale ha delle controindicazioni, quindi ci mancherebbe. Ogni vaccino può dare anche febbre, può dare altri tipi di controindicazioni, ma non è questo il problema, cioè non cerchiamo il pelo nell'uovo. Io ci credo in AstraZeneca, è stato un allarmismo più del dovuto, credo. Allora uno va in panico, giustamente. Inizialmente AstraZeneca doveva essere dato a quelli fino a 60 anni, oggi è cambiato over 60. Allora, o l'uno o l'altra, o le sai le cose o non le sai le cose. Se le sai, informa la popolazione, se non le sai, non creare ulteriori casini. Abbiamo chiesto informazioni alla guardia giurata, che tipo di vaccino si faceva e se avevano recepito stamattina la circolare di questa notte del ministro Speranza e della comunità scientifica. La responsabile stamattina ha detto che hanno recepito, no, la circolare ministeriale. Assolutamente sì, e per questo noi forti di questa comunicazione che lei ha fatta agli organi di stampa stamattina alle 7, uno è venuto convinto, perché onestamente ci sono molte persone che sono un po' scettici su questa AstraZeneca, perché molti paesi in Europa chiudono, aprono. Allora a questo punto fate chiarezza, ma fate chiarezza soprattutto a noi che dobbiamo avere questo vaccino.